Freddo e neve non hanno fermato il pubblico lancianese, che è accorso numeroso al doppio appuntamento con il concerto di Capodanno organizzato dall'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli. Teatro Comunale di Lanciano gremito di note e applausi per i 50 componenti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile diretta dal maestro Paolo Angelucci. Dai famosi valzer di Strauss all'intramontabile marcia di Radeschi, i brani proposti dai giovani musicisti alla platea entusiasta. La serata ha registrato un ampio successo di pubblico e di critica, afferma il direttivo dell'associazione, a testimonianza della solidarietà della cittadinanza e dei soci nei confronti della nostra istituzione. Sia il doppio concerto di Capodanno che il gospel di Natale sono stati allestiti in tempo record a causa delle pregresse vicende di mancanza di fondi pubblici che stavano inducendo il direttivo alla chiusura della prestigiosa associazione. Ma il sold out registrato il 2 gennaio sembra far ben sperare per il futuro.